Ehi, benvenuto sul canale, il mio nome è Sara, sono una Life Performance Coach e su questo canale esploriamo le strategie e gli strumenti che ci aiutano a vivere una vita più sana, felice e produttiva. Questo è un altro episodio di Book Coach, che è un piccolo mini show su questo canale dove prendo lezioni utili da un libro che ho letto di recente e le condivido con te. E nell'episodio di oggi condividerò alcune lezioni di The Productivity Project, che è un libro che cerca di coprire la produttività in una sorta di senso generale. Trovi qui il solito link nelle descrizioni. Ora, ho letto molti altri libri che offrono enormi panoramiche sulla produttività, ma questo libro mi è piaciuto molto per la semplicità che ha. E ho individuato per te 5 lezioni che io in primis ho appreso. La prima: realizza di più gestendo il tuo tempo, l'attenzione e l'energia, che in realtà è il sottotitolo del libro. E questa è davvero l'idea principale di Chris. Ovvero che la produttività è il prodotto della gestione del tempo, dell'attenzione e dell'energia in egual misura. E queste tre risorse sono di vitale importanza e sono tutte ugualmente importanti. Ora, nelle generazioni passate, quando le persone lavoravano nelle fabbriche o nelle fattorie, il tempo era l'elemento più importante. Si timbrava al momento giusto, facendo un lavoro che non era incredibilmente impegnativo mentalmente, non richiedeva molta creatività, e non c'erano molte distrazioni per distoglierti da quel lavoro. Quindi il tempo era davvero l'aspetto più importante. Ma oggi molti di noi fanno un lavoro creativamente impegnativo, che richiede molta più conoscenza, richiede molta più potenza, e a causa di ciò la nostra energia e la nostra attenzione sono altrettanto importanti quanto il nostro tempo. E penso che questo sia davvero importante. La gestione del tempo è probabilmente l'aspetto che viene chiesto di più e su cui ci si concentra maggiormente. Ma quando si ha problemi di produttività, è altrettanto importante chiedersi: sto gestendo correttamente la mia energia? Sto gestendo correttamente la mia attenzione? O sto cercando di dedicare troppe ore e cercando di forzare la mia strada verso una maggiore produttività? È importante questo, e integrarlo nella tua vita ti aiuterà a fare cose come fare pause più regolari, prestare più attenzione alla tua salute, dormire, idratarsi di più, fare più esercizio fisico. Anche se queste cose tolgono della qualità grezza di ore che puoi lavorare, ti renderanno più produttivo. Quindi, la lezione numero 1, e questa è la grande panoramica del libro, quando cerchi di renderti più produttivo, cerca di considerare tutti e tre questi fattori. La seconda lezione che volevo condividere con te da questo libro è che ci sono 6 fattori di procrastinazione. Fondamentalmente sono sfaccettature o aspetti di un compito che rendono il tuo cervello più contrario a svolgerlo. Quindi i 6 fattori scatenanti sono: se un compito è noioso, difficile, frustrante, non sfruttato o ambiguo, privo di significato personale e privo di valore intrinseco, come il fatto che sia divertente o intrigante da fare. Così la prossima volta che ti trovi a procrastinare, puoi sederti e chiederti: per questo compito che non voglio fare, quali di questi fattori sono presenti? È noioso? Beh, forse posso cambiare posto dove svolgerlo per renderlo più divertente. È frustrante o non è strutturato? Beh, forse posso suddividerlo in alcuni passi concretamente definiti e poi dire a me stesso che questo è il prossimo passo su cui lavorare. Ho una visione molto chiara della mia mente di quale sia la strada da seguire e ora posso iniziare a lavorarci. La terza lezione che ho preso da questo libro è che ognuno di noi ha il proprio tempo individuale. Non è lo stesso per tutti e Chris chiama questo il biological prime time. E ha scoperto il proprio biological time prime attraverso i risultati di 2 diversi esperimenti. In primo luogo, ha preso il consiglio che spesso viene dato di svegliarsi presto. Si svegliava alle 5:30 del mattino ogni singola mattina pensando: questo ovviamente mi renderà un onnipotente robot della produttività. E i risultati di questo esperimento erano diametralmente opposti a quelli delle sue aspettative. Chris ha scoperto che, numero 1, odiava assolutamente alzarsi alle 5:30 del mattino. E odiava andare a letto così presto, dato che per svegliarsi alle 5:30 e mantenere una giusta dose di ore di sonno comporta andare a letto presto, ma anche che questo non lo rendeva più produttivo del solito. Così scartò quell'esperimento e ne ha fatto uno secondo cui ha registrato i suoi livelli di energia ad ogni ora del giorno per un certo numero di giorni. E quello che trovò fu che per lui tra le 10 del mattino e mezzogiorno e poi dalle 5 del pomeriggio alle 8 di sera i suoi livelli di energia e la sua capacità di concentrazione erano più alti. Così, come risultato, ora considera quel tempo sacro e cerca di programmare il suo lavoro più importante e più impegnativo e più noioso durante quelle ore. Non mette riunioni lì, non ci mette nessun tipo di compiti di routine. Tutti questi compiti sono relegati alle altre ore, quando la sua capacità di concentrazione è un po' più bassa.
Ora, la quarta lezione di questo libro è davvero interessante, che i nostri sé futuri sono in realtà estranei alla percezione dei nostri sé presenti. Chris ha parlato con un ricercatore della UCLA che ha messo le persone in macchine per la scansione del cervello e ha chiesto loro di pensare a degli estranei e poi di pensare a loro al sé presente e al loro sé futuro. Quello che ha scoperto è che quando le persone pensano agli estranei, in realtà hanno le stesse scansioni cerebrali, le stesse attività nelle stesse regioni del cervello di quando pensano ai loro sé futuri. E al contrario, quando pensano ai loro sé presenti, le loro scansioni cerebrali sono molto diverse, il che dimostra che quando pensiamo al nostro presente non consideriamo le stesse limitazioni, gli stessi stress, le stesse cose che stiamo attraversando in questo momento. Anche se, logicamente, possiamo dire a noi stessi che la futura versione di noi probabilmente passerà attraverso le stesse cose. Quindi, quello che Chris ha fatto è stato usare un'applicazione chiamata Aging Booth per creare una foto di se stesso dall'aspetto vecchio, in pratica se stesso tra diversi anni, e l'ha messa sul suo muro. Ora, anch'io l'ho fatto e probabilmente non la metterò sul mio muro, ma mi ha insegnato a iniziare a pensare deliberatamente a come sarà il mio programma con qualche settimana di anticipo, perché se non ci penso deliberatamente posso pensare, ok, la mia futura me stessa sarà totalmente spensierata, non ci sarà niente da fare. Certo, magari farò quella riunione tra 2 mesi o 3. Anche se, logicamente, posso guardare il mio calendario tra 3 mesi, posso guardarlo adesso, e so già che la mia agenda non diventerà meno impegnativa con il tempo, ma esattamente il contrario. E la quinta e ultima lezione da questo libro è in realtà qualcosa che Chris ha imparato da David Allen, l'autore di un altro libro chiamato Detto Fatto, ed è quello di avere un'aggiunta alla tua lista delle cose da fare, la lista d'attesa. Fondamentalmente è una lista di tutte le cose che stai aspettando che qualcun altro faccia prima che tu possa agire su di esse. Quindi se qualcuno ti deve dei soldi o aspettate che qualcuno risponda a un'email, forse stai aspettando che un pacchetto venga consegnato. Queste sono tutte cose che ti pesano sulla mente. Sono cose che hanno più o meno una parte nella tua vita, ma non puoi fare qualcosa per risolverle in questo momento. Quindi è bene avere una lista separata di queste cose e controllarla forse 1-2 volte al mese, solo per assicurarsi che per ogni cosa in cui la palla non è attualmente nel tuo campo, torni indietro e non che scivoli attraverso le crepe. Così queste sono le 5 lezioni che ho imparato da The Productivity Project. Nel complesso mi è piaciuto molto questo libro e ho trovato che fosse un'ottima panoramica di molti dei diversi problemi che affrontiamo quando cerchiamo di essere produttivi. Spero che questo video ti sia piaciuto. Metti un like per supportare questo canale. Inoltre, se vuoi ottenere nuovi consigli ogni singola settimana, puoi cliccare sul pulsante iscriviti proprio laggiù. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!